dall'indimenticabile libro di Dino Buzzati. Granduca! Bestie selvatiche caleranno dalle montagne per invadere la Sicilia! Seguitemi, Branco! Scendiamo tutti a valle! Io credo che gli umani sono come gli orsi. Ce ne sono di buoni e poi ce ne sono di cattivi. Montagne! Fuoco! Preparatevi a vivere una fantastica avventura di libertà e coraggio. Siamo qui con Lorenzo Mattotti. Oggi è presentato la famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, una trasposizione cinematografica del romanzo di Buzzati, difficile, rischiosa e ben riuscita. E tu hai rinnovato, posso darti del tu? Tu hai rinnovato la storia di Buzzati a partire dalle illustrazioni, dalle tematiche e anche con l'inserimento di un personaggio femminile che nella versione di Buzzati non c'è. Ecco, un po' come raccontaci un po' come è avvenuto questo processo creativo e gli elementi che hai aggiunto. Beh, è stato complicato il passaggio, proprio il trattamento, è stato il periodo più complicato, perché il romanzo di Buzzati è estremamente ricco di idee, va un po' da tutte le parti, noi avevamo bisogno di dargli una linearità e una logica cinematografica. Poi appunto, come hai detto, mancava un personaggio femminile, abbiamo inventato Almerina, piccola e Almerina adolescente, abbiamo creato personaggio di Gedeone, proprio per mantenere questo rapporto che c'è nel romanzo tra narratore e pubblico. Abbiamo semplificato, abbiamo dato un filo rosso a tutto il film, che è il rapporto tra padre e figlio, che nel romanzo c'è all'inizio, c'è alla fine, ma non c'è tutto il tempo nel libro. E, insomma, abbiamo tradito, ma con enorme rispetto dello stile buzzatiano. Io volevo assolutamente rispettare al massimo sia lo stile sia con le immagini e tutto il mondo di Buzzati. Che sensazione si prova a poter dar vita a un personaggio di un film d'animazione? Ma è una cosa abbastanza magica, perché sono personaggi che ho nella testa, che ho schizzato, che ho disegnato, e poi il momento più bello è quando incominciano a prendere il movimento con i disegni dei miei animatori, degli animatori, e incominciano a dargli la vita. E alla fine hai l'impressione di ritrovare un vecchio amico che sai che esisteva e finalmente lo incontri e dici: guarda il Gedeone, l'Almerina che stanno vivendo. È una bellissima sensazione di comunione, se vuoi, di un mondo di fantasia.